Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate, dal 3 al 9 giugno 2019. Arriva il sosia di André Konopka. Lunedì 3 giugno 2019. Tina sta passando un momento molto particolare. Deve convincere un critico gastronomico delle competenze acquisite nel corso degli anni. E in aggiunta a ciò, forse, c'è una sfida ancora più ardua da affrontare. Dimenticare il suo amore impossibile, Robert Salfield, e cercare di non rovinare il matrimonio tra il suo superiore ed Eva. Christoph sembra avere occhi solo per quest'ultima. Inoltre chiede ad Annabelle di sforzarsi al massimo per portare Joshua a parteggiare per loro. Per la ragazza, però, la richiesta del padre è fin troppo alta. Nonostante gli sforzi, non riesce a trovare punti di incontro con il giovane Winter. Martedì 4 giugno 2019. Denise è felice di passare il tempo con Joshua e nota che a legarli sono diversi interessi in comune. Giorno per giorno prende sempre più consapevolezza che con lui potrebbe essere davvero felice. Purtroppo però il figlio di Robert appartiene ad un'altra. Valentina soffre a causa del rimprovero del padre e contatta Fabien, al quale propone un piano. Alphonse intanto è esausto. Werner vuole soffiargli la moglie sotto al naso. Per lui, che lo considerava un vero amico, è qualcosa di inconcepibile. Mercoledì 5 giugno 2019. Christoph fraintende un momento di vicinanza tra Tina e Robert e cerca di approfittarne per portare Eva dalla sua parte. L'uomo riferisce alla Salfield di aver visto i due baciarsi. Stanca delle sue continue insinuazioni, la donna cerca un confronto con lui, che si rivela molto acceso. Denise e Joshua vivono dei momenti molto speciali insieme, che dimostrano che i due sono fatti l'uno per l'altra. Annabelle scopre qualcosa sui due che fa veramente fatica a digerire. Giovedì 6 giugno 2019. Annabelle fa una scoperta che la getta nel più totale sconforto. A causa di un forte temporale, Dennis e Joshua hanno dormito insieme. Fabien, intanto, accusato di essere un irresponsabile, dimostra ai genitori di Valentina l'esatto contrario. Robert, alla fine, capisce di averlo giudicato troppo in fretta e cambia idea sul suo conto. Alphonse fa veramente fatica a controllare l'incursione di Werner nella sua vita matrimoniale. Hildegard, vedendolo pensieroso, fa di tutto per distendere i suoi nervi. Venerdì 7 giugno 2019. Eva non crede a Christoph. Teme che le stia raccontando delle terribili bugie sulla presunta infedeltà di Robert, allo scopo di indebolirlo, magari di impossessarsi delle azioni di quest'ultimo. Dopo l'ennesimo aspro confronto con l'uomo, la Salfield è costretta a inghiottire un amaro boccone. Poi tratta con disprezzo il Dark Man e, quando fa per andarsene, un piccolo imprevisto rimescola tutte le carte in tavola. Annabelle cerca di manipolare Joshua, spingendolo a tagliare per sempre i contatti con Denise. Sabato 8 giugno 2019. Denise e Joshua, dopo le pesanti insinuazioni di Annabelle, si vedono per giungere a un chiarimento. Romy e Paul, felici più che mai, si dedicano ai preparativi del loro matrimonio. Purtroppo un piccolo incidente rischia di far saltare tutto. Tina ed Eva hanno una durissima discussione. La Kessler le assicura di essere in grado di poter controllare ciò che sente per Robert e poi le domanda se lei, di contro, è in grado di fare altrettanto. Eva resta molto scossa dalle sue parole
e appare sempre più confusa e presa da Christoph. Denise è molto giù di morale quando scopre che sarà la sorella ad accompagnare Joshua al gala degli albergatori. Alphonse, invece, non riesce più a tollerare i comportamenti di Werner. Quest'ultimo, intanto, vorrebbe prendere parte al prestigioso evento con Hildegard. Alla fine, quale sarà la decisione della donna? Domenica 9 giugno 2019. Jessica continua a creare difficoltà e problemi a Paul e Romy. Vuole impedire a tutti i costi il loro matrimonio. I due ragazzi non sanno più che fare per arginare le sue pretese. Per fortuna hanno Tobias dalla loro parte. Werner si sente sempre più solo e avverte la mancanza del fratello André, scomparso nel nulla. D'improvviso qualcuno passa a trovarlo. Si tratta proprio del Konopka, che si rifà finalmente vivo. Xenia, nel frattempo, continua imperterrita a tramare contro l'ex marito, riuscendo a ottenere una grande conquista. Annabelle è l'unica a schierarsi dalla parte del padre. L'uomo ce la farà a uscirne vittorioso dalla situazione in cui la Dark Lady lo ha messo? L'Abraham Host escogita un piano per fare andare nei guai a Paul e Tobias, ma non fa bene i conti. Werner ha un colpo quando si accorge che l'uomo che è giunto al Fürstenhof non è André, bensì un suo sosia. Il nuovo arrivato dice di chiamarsi Wolfgang Schnaub. Di chi si tratterà? Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate di luglio 2019. I dubbi su Jessica. Le prossime puntate di Tempesta d'Amore vedono finalmente celebrarsi il matrimonio tra Tobias e Boris. Dopo tante peripezie e imprevisti, finalmente i due giovani coronano il loro sogno d'amore. Tutto procede bene sia per gli invitati che per i festeggiamenti. La spensieratezza del momento favorisce anche un avvicinamento tra Joshua e Denise, che vivono dei momenti molto dolci insieme. Il rapporto tra Robert ed Eva è sempre più in crisi. Il Salfield vive ormai in una situazione molto particolare. Sa che la moglie è attratta da Christoph e non riesce a mandar giù questa cosa. Intanto Annabelle viene a trovarsi in una situazione di forte pericolo per la sua vita e il padre e la sorella lo scoprono. È Joshua che decide di agire per aiutarla, mossa da un sentimento che ancora prova per la donna. Ma Annabelle se la cava anche senza l'aiuto del giovane Winter e in questa occasione verrà a conoscenza di qualcosa che la turberà moltissimo. Boris e Tobias sono molto contenti per la riuscita del loro matrimonio. E proprio il giovane Salfield, nelle primissime ore successive dell'evento, riceve una proposta molto interessante quanto inaspettata. Alice e Victor si godono una bellissima giornata spensierata insieme, con un giro a cavallo e in più anche con una sorpresa che la donna decide di fare a suo marito. Annabelle non pare avere ancora risolto tutti i suoi problemi e i suoi fratelli sono molto preoccupati per lei. Tuttavia nessuno sa ancora che cosa le stia davvero succedendo. Fortunatamente Robert ed Eva riescono a dedicarsi qualche momento solo per loro e trascorrono una bellissima giornata insieme. Nonostante Joshua provi ancora un sentimento per Annabelle, purtroppo il carattere e il modo di fare della donna non lo portano a fidarsi completamente di lei. Continua invece il corteggiamento di Christoph su Eva. L'uomo vuole farle capire quanto lui tenga alla famiglia e quanto faccia di tutto per essere sempre presente, ma un imprevisto è dietro l'angolo a rovinare tutto. Dopo che Boris ha deciso di licenziarsi, il suo posto è molto ambito. E Annabelle, che vuole sostituirlo, e si propone agli azionisti del Fürstenhof, che purtroppo non accettano. Eva riceve un'interessante proposta di lavoro come illustratrice, la sua passione. Nonostante sia molto entusiasta della cosa, rimane anche sorpresa di come improvvisamente vi sia tutto questo interesse per lei. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate di luglio 2019.
Paul è intenzionato a voltare pagina e lo farà grazie a Romy, ma sulla loro felicità vi è l'ombra di Jessica. Paul e Romy stanno attraversando un periodo molto particolare, nonostante si ritrovino spesso a parlare del loro futuro insieme e dei progetti che vorrebbero realizzare. Il ragazzo è dubbioso. Lindelberg è ancora molto turbato per quanto accaduto a sua figlia, ma anche Romy non è proprio tranquilla. Continua a nutrire dei forti sospetti su Jessica e sul fatto che nasconda qualcosa di importante che possa riguardare anche il suo fidanzato. Nonostante questo però Paul decide di chiederle di andare a vivere insieme e lei accetta. Dopo tante insistenze, Annabel riesce ad avere il ruolo di direttrice amministrativa e in questo periodo vive anche un bel riavvicinamento con la sorella Denise, che la fa stare molto serena. Robert si ritrova a discutere nuovamente con André per questioni lavorative che riguardano in questo caso la cucina. L'incompatibilità tra di loro nella gestione e organizzazione del lavoro è sempre più evidente e questo spingerà il Konopka a prendere una decisione importante. Romy e Paul mettono un po' sotto pressione Jessica per cercare di scoprire qualcosa di quello che nasconde. La donna pare accusare il colpo, ma arriva in suo aiuto Annabel. André ha chiesto a Werner di essere nominato chef, ma purtroppo la sua proposta non è stata accettata. E quando il direttore glielo comunica, il Konopka non reagisce affatto bene. Anche Robert è felice della proposta di lavoro che Eva ha ricevuto, ma sono entrambi ignari di cosa ci sia sotto. Paul continua a pensare a suo figlio e la cosa lo fa stare davvero molto male. Tina e Romy invece persistono con le loro indagini personali su Jessica. Riusciranno la perseveranza e la tecnica della giovane Erlinger a farle scoprire cosa può davvero nascondere la misteriosa Jessica? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.